La Svizzera del Veneto ti si schiude all'ultimo scalino ed è un mondo a sé, col suo labirinto di pascoli lontani dal mondo, le antiche leggi comunitarie, i 7 comuni federati da 7 secoli e lasciati liberi dalla Grande Venezia. Così recita Paolo Rumiz ne La leggenda dei Monti Naviganti ed è qui che nasce Gallio. L'altopiano di Asiago è un altipiano che si sviluppa lungo, praticamente viene tagliato dalla catena montuosa delle Alpi e quindi rappresenta praticamente le prealpi vicentine quasi integralmente, dal fiume Brenta da una parte e dal fiume Astico dall'altra. Quindi è proprio un promontorio che si sviluppa fino a 2300 metri con la montagna più alta che è il Monte Portule, e ha questa conca centrale formata dall'altopiano di Asiago e di 7 comuni all'interno del quale si sono stabiliti già dei tempi preistorici, esattamente nel comune del Bostel, i primi insediamenti umani. Gallio praticamente è un bel paese di montagna ricostruito completamente perché è stato completamente distrutto durante il primo conflitto mondiale, è stato quindi ha un'impostazione urbanistica del 1919-20 e poi ha conosciuto uno sviluppo turistico dopo la seconda guerra, negli anni 60, con il boom economico dell'Italia, perché prima è stato colpito dal problema dell'immigrazione, anch'esso come un po' tutto il Veneto. Gallio sorge su due gradoni situati fra i 1000 e i 2000 metri. Il piccolo borgo, con i suoi edifici e i suoi luoghi di culto, è caratterizzato da un'architettura tipicamente montana. Dotato di panorami mozzafiato, dove la natura la fa da padrona, infinite sono le possibilità per chi voglia avventurarsi negli affascinanti percorsi di boschi e pascoli. Ampie le possibilità di scelta, dai sentieri di più facile percorribilità, adatti alle famiglie, a quelli più impegnativi e articolati, magari in quota. Si sono sviluppati i comprensori sciistici delle Melette negli anni 70 e il comprensorio sciistico di Campomulo per la realizzazione dell'uscita a fondo. Mentre d'estate possiamo proporci ad altissimo livello in quanto la Grande Guerra ci ha lasciato centinaia di chilometri di sentieri, carreggiate, mulattiere e carrettiere, per cui la mobilità dolce che è un obiettivo di vacanza e di relax a cui il mondo moderno adesso più o meno ci fa andare, noi ci possiamo proporre ai massimi livelli. Gallio ha saputo conservare con il passare del tempo la sua identità, la storia, le tradizioni e molte di queste sono conservate e rappresentate anche attraverso apposite installazioni a ricordo,
nel Sentiero del Silenzio, Porta della Memoria, un luogo di straordinario interesse storico e ambientale, situato nell'alta valle di Campomulo. Tutta l'area è interessata da estesi boschi di conifere, pascoli solcati da sentieri e radure, ove sono presenti massi di pietra calcarea biancastra levigata e modellata dall'acqua e dal vento. La pace e la tranquillità del luogo non lasciano in alcun modo trasparire la tragedia della Grande Guerra che 90 anni fa seminò morte e distruzione in tutto l'altopiano. Tuttavia, l'occhio attento del visitatore può scorgere tra gli abeti e nelle piccole valli i segni della guerra, postazioni, caverne, ricoveri, trincee. In estate, affascinante stazione escursionistica, d'inverno Gallio dà il meglio di sé con i suoi percorsi di sci di fondo, i primi sorti in Italia. 150 chilometri di piste conosciute in tutto il mondo per la bellezza singolare del tipico territorio nordico. Il rifugio base Campomulo a metri 1530 è la base del centro Fondo Gallio. È il punto di inizio delle piste, luogo ideale per apprendere le prime nozioni di sci. D'estate il panorama è fantasticamente rappresentato dai colori verde dei prati e azzurro del cielo limpido. Centro fondo molto importante, a livelli addirittura mondiali, per i chilometri di piste battute, sempre belle battute, in perfetto ordine, e rifugi da raggiungere. Da qui in su la natura è integra, è sempre quella, da migliaia di anni, è quello il bellissimo. E poi è adattissima allo sci di fondo, in quanto è un altopiano che forse è migliore della Finlandia, della tutto piatto, no? Della Norvegia. Qui invece c'è su e giù dolce, immensi boschi e rifugi da raggiungere. Molto importante quindi per l'inverno. Abbiamo altri rifugi, oltre questo, che è Campomulo, che ha un bellissimo ristorante interno e anche esterno col barbecue. Abbiamo circa 180-200 posti a sedere. E vi assicuro che durante la stagione fanno la fila. Inoltre, per chi ama la velocità, Gallio dispone di una pista di pattinaggio veloce, la più alta d'Europa con i suoi 1500 metri. Abbiamo anche un trampolino che è stato realizzato in occasione dei mondiali del 1987, che adesso è in disuso. E quindi abbiamo un progetto per riutilizzarne la torre con la creazione di una palestra di roccia
H42, 42 metri con un passaggio in orizzontale che rappresenterebbe di fatto la palestra di roccia artificiale più alta d'Europa. Ma le attività in montagna non possono non accompagnarsi all'ottima cucina e al sapore dei prodotti tipici di questi luoghi. Fra tutti, il conosciutissimo formaggio di Asiago. Molte le malghe, così vengono chiamate le fattorie da queste parti, aperte al pubblico, dove è possibile visitare e vivere la produzione del famoso formaggio. Accanto a moderni impianti, restano inalterate le tecniche di produzione e di stagionatura che rendono questo prodotto unico e conosciuto in tutto il mondo. Tante le strutture turistiche, ciascuna con una sua peculiarità e adatte a qualsiasi esigenza, ma tutte con standard qualitativi e un'ospitalità molto apprezzati dai turisti. Dotato di ogni comfort è Gaarten Hotel, situato nella Valle dei Mulini, da cui è possibile godere di scenari mozzafiato. L'Hotel Gaarten, hotel in centro a Gaglio, hotel 4 stelle, 30 camere più 15 suite. Offriamo un servizio di ristorante anche per banchetti, matrimoni, comunioni. Abbiamo anche un centro benessere con la sauna, la biosauna, percorso Kneipp, il tiepidarium. Al primo piano c'è un bellissimo giardino adiacente alla piscina coperta e riscaldata con la vasca appunto idromassaggio. Questo hotel è ideale appunto per chi vuole sì trovare spazi esterni dove fare delle passeggiate, delle escursioni mountain bike, ma dove alla sera può rientrare e trovare un momento appunto di relax. Forti di una storia viva, ricca e mai banale, Gaglio e l'altopiano di Asiago offrono al visitatore momenti e luoghi davvero speciali.